La Fiera del Levante di Bari ha ospitato dal 14 al 16 ottobre il Salone dello Studente, che porta anche quest'anno la firma di Campus Orienta e Class Editore. Grande successo di pubblico, soprattutto i giovani delle classi terminali delle secondarie superiori, giunti da tutta la regione e anche da quelle limitrofe. Abbiamo chiesto ad alcuni di loro una valutazione su questa iniziativa. Hai visitato anche questa edizione del Salone dello Studente, l'hai trovato interessante? Sì, abbastanza, anche perché ci sono parecchi stand con le varie università, quindi magari poi una persona raccoglie il materiale, diciamo ha più un'ampia vista di quello che magari c'è in giro, che magari uno stando a casa non sa in realtà. Allora, hai visitato il Salone per lo Studente quest'anno, quali sono le iniziative che ti hanno interessato? Allora, mi è interessato giurisprudenza, lettere moderne e scienze della formazione primaria, però sono ancora un po' confusa. Cosa hai trovato di interessante? Qui alla Fiera del Levante? Allora, innanzitutto mi sono interessata alle università che riguardavano design, grafica, arti visive, digitali e pittura. Interessante il... Sì, molto. Molto, quindi ne basta la pena venire. Sì. Da segnalare, tra gli enti che hanno partecipato alla manifestazione, la Regione Puglia presente con uno stand dedicato alla formazione superiore degli ITS e con i servizi offerti quali il portale dell'Osservatorio Scolastico Regionale, come spiega il responsabile Leo Palmisano. Una presenza ormai, diciamo, tradizionale è quella dell'Osservatorio Scolastico Regionale. Ci sono ragazzi che spesso si rivolgono a voi per i servizi, vero? Sì, vengono a chiedere ragazzi del quarto e del quinto anno delle scuole superiori cosa possono fare dopo, quali sono le tendenze occupazionali in Puglia e fuori, quali sono le possibilità di formazione universitaria e non soltanto, quindi post diploma. Noi ovviamente li rinviamo non soltanto a visitare il sito dell'osservatorio e quindi a prendere contezza di quella che è la situazione degli studenti, ma diamo anche delle indicazioni su come studiare il mercato del lavoro per poi scegliere opportunamente cosa fare da grandi. Il portale dell'osservatorio? Il portale dell'osservatorio è, come dire, un portale attivo che favorisce l'orientamento degli studenti e l'accesso, come dire, alle famiglie, così come ai ricercatori e anche ai docenti e dirigenti scolastici nel passaggio soprattutto dalla scuola, diciamo, secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, perché c'è tutta l'offerta presente in Puglia. Cosa vogliono sapere in particolare gli studenti? Beh, gli studenti sono abbastanza perplessi, diciamo, circa il futuro, sono disorientati, loro vogliono un orientamento, quindi cercano delle figure e delle informazioni spendibili, diciamo, immediatamente, che possano dare delle certezze, quindi cercano prevalentemente certezze, soprattutto quegli studenti che sanno di aver studiato bene, quindi hanno acquisito delle competenze che vogliono poi spendere nella vita. Quindi un salone che anche arrosto non fuma. No, assolutamente, assolutamente. È un salone che ha la partecipazione di un numero enorme di studenti. L'interesse da parte degli studenti è evidente. È evidente che arrivano con gli interrogativi giusti, questo è importante. C'è un'intelligenza diffusa tra gli studenti che hanno partecipato al salone. Va bene, grazie.